libro, innanzitutto ogni qualvolta mi si presenta l'autore di un libro, io apprezzo sempre di più il libro, perché quando leggi qualche cosa di astratto che viene da un autore che non conosci, rimani sempre un po', diciamo, stordita dopo aver letto il libro. Invece poi quando approccia l'autore finisci col avere un prospetto più lineare, più veritiero di quello che hai letto. Dicevo che è un personaggio, quello del libro, sicuramente attuale, nonostante sia il libro, diciamo, il personaggio sia dei primi del Novecento, ed è un personaggio attuale non solo per i suoi tormenti psicologici, ma è attuale anche perché l'alcolismo è fatto attuale. Incominciamo un po' ad analizzare questo personaggio che in un primo momento mi aveva lasciato un po' indifferente, poi piano piano nel corso del libro mi ha travolto con i suoi tormenti, perché in quei tormenti ho anche un po' ricordato i tormenti della mia adolescenza. È un soggetto che sembra dannato, è un soggetto tormentato e sembra così a prima vista uno che non ama la vita, invece lui se la mangia la vita, va avanti, cerca di rincorrerla, cerca di afferrarla, solamente che questo grande amore che lui ha per la vita non viene corrisposto, non c'è la corrispondenza di amorosi sensi tra l'uno e l'altra, di conseguenza il finale viene a essere drammatico. Ma nello stesso finale drammatico io ho notato il grosso attaccamento che ha lui verso l'esistenza. Un'esistenza caratterizzata, d'altra parte, da delle caratteristiche che poi sono tipiche dell'umanità, quella di vivere i momenti difficili con grande coraggio per cercare di superarli e una volta superati non adattarsi alla nuova realtà che ritrova. Qui troviamo un ragazzo che era timido, un ragazzo che ha avuto i primi approcci amorosi in età avanzata, un ragazzo che ha vissuto l'esperienza del lager e una volta che è uscito dal lager, dopo esserne sopravvissuto, si è ritrovato in una casa, nella sua stanza, che non vedeva più sua. Si è ritrovato circondato da affetti che non erano più suoi e poi con la grande delusione di un amore che lui pensava stesse ad aspettarlo, ma che invece aveva preso tutt'altra strada. E quindi cosa ha fatto? Si è drammaticamente, ha avuto un atteggiamento drammatico nei confronti di queste novità, un atteggiamento che poi è sconfinato in una psicosi che l'ha portato a vari ricoveri, che l'ha portato nuovamente all'alcolismo. Lui diceva si sentiva finito perché tutto quello che c'era attorno a lui non c'era più, quello che lui aveva pensato di ritrovare. E quindi ritroviamo questo soggetto dannato che invece che non l'ha subita la vita, ha cercato di ribellarsi, ma alla fine poi non ce l'ha fatta e ha dato fine a questa sua esistenza così drammatica. Posso dire una cosa e poi chiudo. Mi ha molto impressionato la sua reazione allorquando al ritorno dal lager pensava di ritrovare la sua fidanzata, invece ritrova questa donna sposata con uno dei suoi amici e la sua reazione è stata drammatica. Io sinceramente mi ci sono ritrovata, perché io forse avrei avuto la stessa reazione. Quindi si è autoleso, si è disperato, ha avuto una reazione abnorme nei confronti del suo rivale e alla fine, sconfitto, è tornato a casa pensando di poter riprendere un'esistenza che invece ormai non riconosceva più sua. Comunque un libro da leggere, ve lo raccomando. È un libro fatto col cuore, d'altra parte, e scritto da un cardiologo. Bella questa.